Assolutamente sì, grazie Carmine per la linea. Dunque siamo in compagnia di Claudio Cafiero, difensore esperto della Francavilla. Intanto le tue condizioni, perché mi pare che il problema muscolare sia quasi del tutto smaltito, no? Sì, ho avuto questo infortunio all'ultima all'andata a Savignano, però come dici tu comunque dovrebbe essere risolto. Dai, ho fatto un'ecografia qualche giorno fa e per sabato dovrei essere disponibile. Anche se adesso la difesa si sta comportando benissimo, no? Sì, da cinque partite non subisce gol, potresti stare anche in panchina. No, infatti non serve, resto a casa. No, no, però stiamo facendo comunque benissimo. Vabbè, ma siamo, ti parlo dei centrali, siamo tre titolari, comunque tutti e tre ottimi giocatori. Mi metto anche io in mezzo. Quindi ragazzi, anche Domenica Pineto hanno fatto un'ottima partita, hanno comunque concesso pochissimo. Abbiamo fatto comunque una buona partita in generale. Naturalmente si scherza, perché Claudio Cafiero, classe 89, insomma, tanta esperienza, uno dei punti fermi della squadra di Paolo Racchini. Ecco, l'aspetto da sottolineare è proprio la solidità di questa squadra negli ultimi tempi, terza migliore difesa del campionato con soli 19 gol, se non vado errato, al passivo. Sì, guarda, all'inizio facevamo un po' fatica, sembravamo un po' ballerini tra virgolette, soprattutto nella fase difensiva, perché comunque segnavamo tanto, però in fase difensiva, come ti ho detto, facciamo un po' fatica, però ai miei occhi, anche agli occhi del mister, eravamo comunque una squadra destinata poi a prendere pochi gol, perché ci difendevamo bene. E infatti abbiamo avuto ragione su questo, perché comunque stiamo facendo ottimi risultati a livello difensivo, sono 5 partite che non prendiamo gol, speriamo di continuare così, dai. Tra l'altro siete ad un tiro di schioppo dai playoff, c'è grande bagarre, addirittura 2 punti dal terzo posto in questo momento. Sabato si anticipa col Campobasso, orario insolito, ore 14 al Valle Anzuca. Campobasso che viene da 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e altrettanti pareggi. Sì, Campobasso, come hai detto tu, è una squadra molto, sta in forma. Comunque si è rinforzata dopo i problemi che ha avuto Societari, è entrata una nuova società e ha avuto modo di rinforzarsi. Conosco qualche giocatore che è lì, comunque ci confrontiamo, parliamo, e loro sono in un buon periodo, come dici tu. Addirittura le ultime 4 partite hanno fatto 3 vittorie e un pareggio, quindi sarà una partita molto, molto difficile. Il fatto dell'orario comunque penso che cambi poco, perché mezz'ora in anticipo non ci cambia nulla. Invece per la partita sarà una partita difficile. Comunque noi, ecco, recupero io, non avremmo ancora disponibile Cosmo Palumbo, che per noi è tantissimo, però comunque sarà una partita che affronteremo dando il massimo, come abbiamo fatto a Pineto. Con chi gioca gioca, a noi fa bene, come abbiamo potuto vedere. Tra l'altro il Campobasso ha innervato soprattutto l'attacco, c'è un certo Masucci, io non lo sapevo, lo ha preso poco fa, insomma, ex Sassuolo, Frosinone, un attaccante che non ha bisogno di presentazione. Sì, comunque un attaccante molto forte, come hai detto tu, ha giocato, ha esperienza, ha i colpi, niente, proveremo a fermarlo. Se giochiamo in fase difensiva come abbiamo fatto domenica a Pineto, faremo sicuramente bene. Tra l'altro il Francavilla, vorrei ricordare, l'unica formazione imbattuta in casa del girone F, 6 vittorie e 3 pareggi. Qualcuno fa già i debiti scongiuri, sì, anche io, non si vede, ma anche però questo è un dato da sottolineare. Parlando della tua carriera, una carriera però importante, tu sei napoletano ma sei cresciuto nella Roma, hai giocato nella primavera, nel giovedì della Roma, con Cerci o Caca, una finale della Viareggio persa col Genoa, insomma, tante soddisfazioni. Sì, no dai, sono cresciuto in settore giovanile, penso da fare invidia a livello italiano sicuramente. Personalmente sì, ho avuto la fortuna di giocare con ottimi giocatori, come hai detto tu, Cerci, Rosi, lo stesso Rosi o Caca, comunque giocatori che hanno fatto del calcio la loro vita. Io non ci sono riuscito, però comunque proviamo ancora a divertirci, a stare sui campi insieme ai ragazzi. Rivisitando la tua carriera, Claudio, prima di chiudere, insomma, anche 3 campionati, se non vado errato, vinti a Crotone dalla C1 alla B, l'allenatore Moriero nel 2009, e poi 2 campionati, soprattutto i trascorsi a Latina sono stati importanti, no? Il campionato di C2 vinto con Sanderra, che poi ha bissato questo successo dalla C1 alla B nel 2013. Sì, Sanderra dalla C1 alla B subentrò a Pecchia. Certo. Comunque scelsero di cambiare all'ultimo per dare una svolta al campionato, comunque ci sono riusciti, anche se Pecchia comunque è un ottimo allenatore, è arrivato comunque in Serie A, quindi
Sì, diciamo che la vita mia calcistica è stata a Latina, mi sono sentito sempre a Latina a casa e abbiamo avuto la fortuna comunque di fare un salto dalla C2 alla B e addirittura l'anno della B perdemmo la finale playoff con Cesena, bravo, al ritorno, vincemmo all'andata e al ritorno. Quindi allenatore Breda. Bravissimo Breda. Quindi comunque mi sento molto vicino a quella città e calcisticamente lì diciamo che è la mia casa. Dulcis in fundo, non so se Dulcis in fundo qualcos'altro l'Aquila. Lo scorso anno un grande campionato, purtroppo poi è andata a finire come sappiamo, è ripartita la prima categoria. Guarda, dell'Aquila posso parlare bene soltanto del gruppo, compreso allenatore, ragazzi, e della città intesa come tifosi che ci sono stati vicini. Del resto, quando c'è certa gente dietro non puoi parlare di calcio, perché comunque magari ha avuto davvero difficoltà come dice, però comunque lasciare dei ragazzi giovani, perché comunque c'erano ragazzi del 2000-2001, per strada, con la famiglia lontano, senza calcolare noi di 30 anni, perché comunque abbiamo modo di poter sopravvivere, per fortuna, ma lasciare ragazzi 17-18 anni per strada per me al di fuori del calcio è una cosa disumana. È stata una bella chiacchierata, io ringrazio Claudio Cafiero, in bocca al lupo per la partita di sabato. Grazie ancora a Claudio Cafiero. Chiudiamo con una notizia di mercato, lo dicevi poc'anzi Carmine, riguarda il Teramo. Il Teramo ingaggerà Rocco Costantino, c'è stata la svolta grazie al Pescara che appunto acquisterà il giocatore e lo girerà in prestito al Teramo. Tra l'altro Rocco Costantino è un attaccante classe 90, non è giovanissimo, ha fatto benissimo in Serie D ma anche in C nel Sud Tirol lo scorso anno, 14 gol, 4 in questa prima parte di stagione, è un attaccante abruzzese di Pineto, dunque sarà girato in prestito dal Pescara al Teramo, un po' quello che accadde qualche anno fa, mi riferisco all'estate 2014 con Donnarumma, che poi fece le fortune del Teramo insieme con Gianluca Lapadula. È tutto dallo stadio Valle Anzuca di Francavilla, ringrazio Diego Martelli per la parte tecnica, la linea può tornare a te.